Sicuramente un aspetto importante che mi ha dato questa serata è il di non affrontare un qualcosa che non ha peso. Il famoso sasso nel fiume che l'acqua avvolge e se ne va. Benvenuti a questo splendido evento che stasera si propone lo scopo di vedere quali sono le caratteristiche che ha una persona carismatica. Che cos'è il carisma? Che cosa serve il carisma? Io, senza falsa modestia, mi sento carismatico. Perché mi sento carismatico? Perché mi impegno, come diceva la relatrice Jasmine, è un impegno quotidiano che faccio nel dare agli altri l'esempio, nel dimostrare il mio impegno per fare sì che il gruppo mi segua. Il carisma è anche questo, cioè andare a ripescare alla sorgente, lì da dove siamo venuti, chi siamo. Ma il mio carisma mi viene da dentro e non ho bisogno di dimostrarlo in cose esteriori, ma in quello che io esprimo agli altri. La persona carismatica ama tanto, ama quello che fa, ama se stesso perché ha scoperto di meritare attenzione e amore. Quando uno pensa alla figura carismatica professionale, imprenditoriale, l'ultima cosa alla quale pensa è l'amore, e invece la parola veicolante di tutta la mia vita è sempre stata proprio questa. Che cos'è che ti fa battere il cuore davvero? Perché di vita ce n'è una. Quello è il carisma. Il carisma è l'unicità, è l'autenticità. È lo scoprire che cosa ti fa battere il cuore, che cosa faresti anche gratis. Il carisma va cercato. Va cercato in noi stessi, bisogna essere convinti, bisogna avere la capacità di capire qual è il percorso e cercare di trasmettere questo messaggio alle persone che ti stanno intorno. Perché comunque ciascuno di noi ha il suo nobile scopo, la sua mission e quindi il suo contributo al mondo, il suo messaggio, fatto di parole che non sono dighe, ma ponti, arcobaleni, verso l'alto.